Sindaco. Presente. Andreozzi. Presente. Arienzo. Assente. Bismuto. Presente. Brambilla. Assente. Buono. Presente. Caniglia. Assente. Capasso. Assente. Cecere. Assente. Coccia. Presente. Colella. Assente. Coppeto. Presente. Coppola. Assente. De Gregorio. Assente. Esposito. Assente. Frezza. Assente. Fucito. Presente. Giova. Assente. Guangi. Assente. Guida. Presente. Langella. Presente. Lanzotti. Assente. Madonna. Assente. Matano. Assente. Merolla. Assente. Mirra. Assente. Moretto. Assente. Mundo. Assente. Nonno. Assente. Pace. Presente. Palmieri. Assente. Quaglietta. Assente. Santoro. Assente. Sgambati. Presente. Simeone. Assente. Solombrino. Assente. Troncone. Assente. Culleto. Presente. Venanzoni. Assente. Vernetti. Assente. Zimbaldi. Presente. Richiamiamo gli assenti. Arienzo. Presente. Brambilla. Arienzo non c'è. Ha detto no. Brambilla. Assente. Caniglia. Assente. Capasso. Assente. Cecere. Assente. Coppola. Assente. De Gregorio. Assente. Esposito. Assente. Frezza. Assente. Giova. Assente. Guangi. Assente. Lanzotti. Assente. Madonna. Assente. Matano. Assente. Merolla. Assente. Mirra. Assente. Moretto. Assente. Mundo.
assente. Nonno, assente. Palmieri, assente. Quaglietta, assente. Santoro, assente. Simeone, assente. Solombrino, presente. Troncone, assente. Venanzoni, assente. Bernetti, assente. Sì, no, ma perché è già presente. 14. Sono presenti 14 consiglieri ai fini della seconda convocazione. La seduta inizia validamente. Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Esposito, Vernetti, Colella. Momento. Esposito, Vernetti, Colella, Giova e Brambilla. Giunti quindi, ieri eravamo giunti alla cortesemente la relata, se posso averla, eravamo giunti alla una richiesta di inversione dell'ordine dei lavori che però ha incontrato sia una votazione paritaria che la mancanza del numero legale, per cui eravamo giunti al punto, correggetemi, 4 o 5, quindi avevamo esaurito le prime 3 delibere, le prime 4 delibere e ci avvieremmo alla quinta. Chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il consigliere Moretto, prego. Presidente, noi ci troviamo nella stessa situazione dell'altra seduta quando il numero legale dei 14 era conteggiato anche il sindaco. Proprio la stessa, la fotografia dell'altra volta. Il consigliere Solombrino arriva ultimo in aula e fa arrivare a 13. Lei conta l'altra volta il sindaco e arriviamo a 14. Poi abbiamo chiarito, ma c'è poco da chiarire perché lo scrive anche lei nella relata della convocazione del consiglio, che in base al regolamento, quando il numero legale di questo condominio, della riunione di condominio, non più di una riunione di un consiglio comunale della terza città d'Italia, devono essere 14 consiglieri escludendo nel conteggio il sindaco. Almeno questo in una riunione di condominio, che si rispettano le regole. Situazione dell'altra volta, chiarito l'equivoco sul conteggio di 14 con il sindaco senza sindaco, l'assemblea fu sciolta. Non cambia nulla e non è cambiato nulla. Al di là delle discrezioni, non sono questioni discrezionali che io vado a prendere dal cilindro cosa dice uno, cosa dice l'altro. L'interpretazione è più che interpretazione, quello che ci dice il regolamento è molto chiaro. Quindi se vogliamo proseguire, cerchiamo di proseguire nell'ambito della correttezza, della legge e quant'altro. E un piccolo sforzo avreste dovuto fare di essere almeno 14 presenti in aula per cercare ancora di dire c'è un senso di responsabilità. Ma queste furbate, caro Presidente, portano ancora di più a chiudere questa drammatica esperienza consiliare della città con questi piccoli escamotage per cercare di sopravvivere ancora, non si capisce sopravvivere a che cosa. Per noi la seduta non è valida. Se lei prosegue, proseguirà con questa sua maggioranza, se lei la ritiene maggioranza da poter proseguire, lo faccia. Io invito le opposizioni ad andare via, io vado via, perché non mi presto a questa ennesima pagliacciata.
fateli, li approvate con 13 persone, li approvate gli atti deliberativi, non so che politicamente che senso possa avere, ma tecnicamente poi sicuramente impugneremo la validità di ogni qualcosa che andrete a fare, perché l'Assemblea in questo momento non è correttamente legittimata. Allora prego gli uffici di fornire anche al consigliere Moretto il parere del segretario. Non mi interessa i pareri, è inutile che lei va a ripescare i pareri. Lei si deve stare, tra l'altro, per la sua immagine. Se la sua immagine l'altra volta e il consiglio comunale nella seduta precedente ha ribadito, e quindi questa è l'interpretazione che ha dato il consiglio comunale che lei presiede, però, nella precedente, perdoni, nella... oggi non può andare a prendere, ma se mi fa dare dice, una spiegazione non lo so, se posso faccio come vuole lei non mai non lo è stato mai. Allora, ma almeno un po' di dignità nel due, caro nei presidente, giorni. Caro consigliere Moretto, la scorsa volta il vicepresidente Guanci era alla presidenza, vi è stata una interpretazione alla quale io, seppur scettico, mi sono rimesso. Perché? Perché a confutare questa interpretazione era un numero di consiglieri sufficiente a far decadere ogni numero legale. Quindi io avrei imbastito una questione di principio formalistica senza che nella sostanza il consiglio ne avesse tratto un chiarimento. Ho sorvolato perché i consiglieri di opposizione che sindacavano questo conteggio erano sufficienti a far decadere il numero legale. Nel frattempo stamattina interviene un parere del segretario, c'è un fatto nuovo che sposa una interpretazione, cioè che nel terzo dei consiglieri possa non sia conteggiato il sindaco ai fini del conteggio, ma che il sindaco sia comunque un consigliere comunale. Perché si può dire che il sindaco non sia conteggiato, ma non gli si può vietare di rispondere e non gli si può vietare di essere presente. A confutare questa tesi sono un numero di consiglieri aggiuntivo a questo quantum dei 14, per cui io non faccio esattamente, voglio dire, il signor No di Portobello. Devo verificare che l'altra volta c'è stata un'interpretazione, che coloro che la mettevano in discussione erano decisivi, oggi c'è un'interpretazione del segretario generale e coloro che pongono queste argomentazioni sono aggiuntivi, mi sembrano cose diverse. Dopodiché chiediamo al segretario generale se questa seduta è valida o meno, io mi rimetto pacificamente e facciamocene una ragione. Però per spiegare che io non sono impazzito, come dire, cioè ci siamo quasi, però se, consigliere, allora ci, le cose sono come, ci sono avvocati, le cose, voglio dire, io sostenere oggi rispetto a quello che lei stesso ha confermato l'altra volta. Vai Marta. Prego, consigliere Amatano, poi non me ne vorrà se il segretario può intervenire, perché è decisivo questo suo parere iniziale. Allora, buongiorno, salve a tutti. Il problema è proprio quello che avete scritto qua, cioè lei sta andando contro quello che c'è scritto. Qua c'è scritto che la base di calcolo su cui verificare la sussistenza o meno nel minimo del richiesto numero di presenti, determinato rispettivamente in prima battuta in metà più uno nel terzo dei consiglieri assegnati, è in concreto pari a 40 anziché 41. Dovendosi escludere il sindaco, resta poi ininfluente la sua partecipazione alla compagine dei presenti. Il sindaco è ininfluente nel 14. Voi siete 13 più il sindaco. Noi siamo influenti, cioè se qualcuno di noi resta si fa il numero legale, altrimenti no. Quindi quello che lei sta dicendo cioè, è una cosa che forse non ha, almeno l'italiano penso di conoscerlo. Lo conosce sicuramente anche lei, ma non funziona così. Ma tra l'altro, oltre a questo problema, c'è sempre il solito problema. Noi ieri abbiamo fatto consiglio comunale, abbiamo anche deliberato, quindi questa seduta in seconda convocazione non esiste. In seconda convocazione, quando non si delibera, non si tiene la seduta precedente. Lo so, avete fatto sempre le vostre valutazioni, ma al di là di questa seconda cosa che ho detto, l'italiano, il sindaco, no,
resta ininfluente la sua partecipazione alla compagine dei presenti. Sono 13 consiglieri che hanno risposto più il sindaco, quindi non c'è il numero per poter aprire. Grazie. Consigliera, lei dà per assunta una tesi che è la vostra impostazione, che io rispetto, che è, voglio dire, la tesi Matano-Brambilla, cioè come funziona la seconda convocazione. Poi abbiamo avuto dei pareri. In ogni caso, l'italiano, che secondo me è chiaro, è prodotto da un segretario qui presente. Non dobbiamo fare l'interpretazione letterale della norma. Possiamo chiedere garbatamente alla dottoressa segretario 5, che ringrazio e con la quale esprimo, come dire, vicinanza per essersi avvicinata a questa attività in un momento così particolare della vita consiliare, ma che, essendo qui presente, a domanda sicuramente risponderà se voleva ritenere ininfluente, cioè che non possa partecipare, o ininfluente che non valga la presenza. Però, per carità, se siamo d'accordo, però mi permetto, perché lei sta indagando cosa significa ciò che ha scritto il segretario, allora glielo chiediamo, non è molto difficile. Poi è che ha affermato lei e il vicepresidente l'altra volta, alla conta. E come, c'è un momento in cui il sindaco esiste e un momento in cui il sindaco non esiste, ma c'è il principio, sì, di parità dei consiglieri, no, non è che... Questa è la norma, lei me l'ho scritta io. Però l'interpretazione, consigliere, se si esclude dal computo il sindaco, cioè se è 41 diviso 3, 14, che è uguale nel nostro caso, perché la norma non è scritta per noi che siamo 40, vale per chi sono 24, per 30, 32, eccetera, eccetera. Quindi il quantum, se è... dove sono 14 o dove sono 20. È la percentuale su 40 o la percentuale su 60 o su 30? Sì. È appunto per questo. Però atteso che su 40 fa 13,3, su 41 fa quanto fa? Fa 13,6, immagino, no? Quindi. Prego, vicepresidente, quanto? Grazie Presidente, mi dispiace che sentire dire da parte tua che la volta scorsa ho interpretato, io la volta scorsa no, voglio... Perdona, minuto, no, vorrei, unitamente vorrei, agli uffici, unitamente vorrei, agli uffici, non hai interpretato tu. Vorrei quello che è successo la volta scorsa, però per chi non era presente, io la volta scorsa fui richiamato per dare certezza e contezza di ciò che era avvenuto nell'appello, all'appello. Quindi io non ho interpretato nulla. Poi dopo si è dato la parola al segretario, c'è nata una discussione e il consiglio poi è stato chiuso definitivamente. Oggi ci ritroviamo con lo stesso problema. C'è la nota da parte, leggevo, della prefettura, un'interpretazione, questa è una duplice interpretazione. Io mi rimetto al segretario in questo caso per capire qual è, se bisogna continuare nello svolgimento del consiglio oppure chiudere il consiglio stesso. Grazie. Grazie vicepresidente, non volevo assolutamente dire che il vicepresidente ha interpretato, non ho detto questo, volevo dire l'altra volta ci fu un'interpretazione alla presenza del vicepresidente. Per essere corretti, il vicepresidente correttamente interpretò che il quindicesimo, cioè all'epoca Solombrino o chi che sia, è capitato questo ritardo di alcuni minuti, fosse arrivato prima o dopo dell'appello. Quello era il punto. Mi scuso, non era un'interpretazione del vicepresidente. Presente il vicepresidente, vi fu un'interpretazione. Segretario generale, la prego, ci dica se possiamo andare avanti o meno, data il parere e la situazione di fatto nella quale ci siamo trovati.
Sì, va bene. Mi sentite? Buongiorno. Possiamo affrontare la questione con la calma che le questioni giuridiche richiedono. Vi pregherei di leggere quello che è stato scritto nella sua interezza, senza estrapolare un rigo o una parola, poiché così si fa in genere con le norme, anche con i pareri. Quindi io lo leggo per intero e poi forse la discussione assumerà un altro tono. In vista della seduta calendarizzata in seconda convocazione per domani 29 luglio, si ritiene opportuno esprimere l'avviso di questa segreteria generale in merito al computo dei consiglieri presenti ai fini della validità della seduta, nelle more dell'espressione del parere richiesto dalla scrivente alla Prefettura di Napoli con nota protocollo 530-699 del 7-7-2021, all'indomani dello scioglimento della seduta consiliare in seconda convocazione del 2 luglio ultimo scorso, che si ricorda fu sciolta da codesta presidenza per mancanza del numero legale, atteso che nell'ambito dei 14 consiglieri presenti risultava annoverato anche il sindaco. Come rappresentato alla prefettura nella citata nota, la norma di riferimento, cioè l'articolo 38,2 del testo unico enti locali, si presta ad una doppia interpretazione, in quanto la sua formulazione letterale può lasciare intendere sia che il sindaco debba essere escluso solo dalla base per il computo del terzo dei consiglieri, sia invece che lo stesso debba essere escluso anche dal numero dei consiglieri da considerare presenti ai fini della validità della seduta. Sulla base delle scarne pronunce rinvenute in proposito, le quali, seppur risalenti nel tempo, sono da ritenersi ancora valide, si ritiene che l'esclusione del sindaco dal computo, richiesta dall'articolo 38 del TUEL, sia da intendersi riferita esclusivamente alla determinazione della base su cui calcolare il numero dei consiglieri che devono essere presenti affinché l'Assemblea possa ritenersi validamente costituita e non invece alla verifica del numero dei consiglieri effettivamente presenti. In tali sensi sembra esprimersi il Ministero dell'Interno con parere del 3-2-2012, nel quale si è ritenuto che il Ministero, la base di calcolo su cui verificare la sussistenza o meno nel minimo del richiesto numero di presenti, determinato rispettivamente nella metà più uno nel terzo dei consiglieri assegnati, è in concreto pari a 40 anziché a 41, dovendosi escludere il sindaco. Resta poi ininfluente la sua partecipazione alla compagine dei presenti. E questa è la seconda interpretazione. Conclusione. Tale interpretazione lascia intendere che il sindaco concorra con la propria presenza al raggiungimento del quorum, tenendo conto peraltro che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con sentenza numero 44-1997, il sindaco è da ritenersi ricompreso nel novero dei consiglieri assegnati. Il parere dà conto di due interpretazioni, come avete visto, entrambe sostenibili. La Prefettura, da noi interpellata tempestivamente il 7 luglio, a tutt'oggi, nonostante le richieste telefoniche di solleciti, per il tramite del Ministero non ha dato un suo parere. È mio dovere fornire un parere all'Aula nel momento in cui mi venga chiesto, un supporto alla Presidenza. Questo è il mio parere. Vi do conto del parere, lasciando a voi, come è giusto che sia, la decisione sulla validità o meno della seduta. Resta agli atti ciò che è scritto e che è firmato in maniera sufficientemente chiara. Grazie. Allora, colleghi, chiede di intervenire sull'ordine dei lavori il consigliere Coppeto. Ricordo il particolare non secondario che l'altra volta il numero delle persone, come dire, dubbiose era compreso nei 14 e oggi non lo è. Questo è il motivo sostanziale del mio comportamento. Prego, Coppeto. No, Presidente, io penso che lei, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti, penso che lei abbia fatto bene a dichiarare validamente aperta la seduta e ovviamente suppongo che lei lo abbia fatto all'esito della lettura del parere che adesso in maniera più compiuta anche didascalica il segretario generale ha ribadito.
È evidente che una sorta di vulnus nella discussione c'è, perché manca, come dire, il parere, ancorché richiesto più volte, come ci ha appena illustrato il segretario generale della prefettura, ovvero del Ministero degli Interni. Però qui c'è una composizione adulta, consapevole dell'organismo, e quando c'è un'assunzione di responsabilità così netta e così chiara, nel caso di specie del segretario generale, io credo davvero sarebbe anche uno sgarbo di carattere istituzionale nei confronti di chi rappresenta lo Stato in quest'Aula, ovvero il segretario generale, di assumere un comportamento ostativo. Pertanto, per quello che mi riguarda, la seduta è valida e deve necessariamente e urgentemente continuare. Grazie. Prego, consigliere Pace. Grazie Presidente, io ho ascoltato con attenzione il parere della segretaria generale e ritengo che effettivamente sul piano squisitamente giuridico siamo in presenza di due interpretazioni legittimamente praticabili. A questo punto penso che valga un principio di diritto più generale, che nel momento in cui tu devi andare a prendere una decisione che debba in qualche maniera scegliere tra due interessi o due interpretazioni, sia prevalente in linea di principio il bene comune, cioè sia prevalente l'interpretazione che arreca maggior beneficio alla comunità che noi andiamo a rappresentare. In questo senso io non ho dubbi a considerare, pur nelle more dello scioglimento del parere, sono convinto che noi come consiglieri comunali, cioè espressione della volontà popolare, non possiamo fare altro che propendere per l'interpretazione più favorevole al bene della città, che è sicuramente quella di approvare le delibere che sono in discussione. Per cui, per quanto riguarda il mio gruppo, si deve assolutamente andare avanti. Grazie. Grazie colleghi. Allora si va avanti, ripeto, tema sostanziale, l'altra volta 15 compreso Sonombrino, è arrivato prima o dopo, mi scuserà Sonombrino se lo cito, il sindaco, ma tre consiglieri che sindacavano la modalità di conteggio. All'esito di questa, voglio dire, lite, avrebbero potuto tranquillamente far certificare che non c'era il numero legale. Io non sto qui a fare esercizio interpretativo e ad attardare voi. Oggi altro film, presenza del parere, 14 oltre a consiglieri che mettono in discussione, quindi è una situazione totalmente diversa ed è bene che si comprenda che ogni atteggiamento, ogni interpretazione non è finalizzata ad una, come dire, convenienza, ad una interpretazione di giornata, ma al perseguimento sostanziale della possibilità di buon svolgimento del Consiglio nell'ambito, per carità, delle possibilità. Detto questo, eravamo giunti alla delibera numero 5, se non erro, con l'assessore Borriello, ma io ricordo che l'aveva la numero 5, debiti fuori bilancio, assessore Clemente. Sull'ordine dei lavori, prego. Allora, io ho letto attentamente, probabilmente io non comprendo l'italiano evidentemente, perché qua proprio dopo il parere del Ministero dell'Interno, che dice che, appunto, lo rileggo, dice che dovendosi escludere il sindaco resta poi influente la sua partecipazione alla compagine dei presenti. Cioè, dopo questa cosa si dice: tale interpretazione lascia intendere che il sindaco concorra con la propria presenza al raggiungimento del quorum, cioè il contrario di quello che sta scritto nel parere del Ministero. Allora, il segretario generale l'altra volta ha fatto interrompere la seduta, cioè motivandolo. Ora ha cambiato, forse ha approfondito, ha cambiato idea. Noi come Movimento 5 Stelle non parteciperemo a questo consiglio perché riteniamo che non sia valido, che non si debba ritenere valido.
e faremo tutte le opportune valutazioni per poi decidere come procedere nelle sedi opportune. Ribadisco che per noi non è valido non solo per questo motivo, ma anche per quello che abbiamo sempre detto in quest'Aula, e cioè che se per il nostro regolamento e per i regolamenti generali, se un consiglio comunale si apre, si delibera, il giorno dopo non c'è la convocazione in seconda convocazione, dovrebbe essere un consiglio comunale ex novo. E invece si fa sempre, si reitera questa procedura che a nostro avviso, a nostro parere, è sbagliata. Quindi annuncio che il Movimento 5 Stelle lascerà l'Aula e non contribuirà a questo consiglio comunale che ritiene che non sia legittimamente convocato e soprattutto che non sia legittimamente costituito. Grazie. Grazie. Allora, nomino gli scrutatori nelle persone di Langella, Bismuto, Caniglia. Siamo giunti quindi al punto numero 5. Prego l'assessore Clemente di illustrare i debiti fuori bilancio relativi alla delibera numero 85. Grazie Presidente, buongiorno a tutte le consigliere e consiglieri, a tutta l'Aula. Siamo davanti ad un atto che va su proposta dell'area patrimonio, lavori pubblici, andare non soltanto ad attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi di legge, ma soprattutto andare a riconoscere quelli che sono le somme finanziate per un importo pari all'annualità del 2021 di 99.000 euro e per un importo tali all'annualità, sempre questa del 2021, ma altro importo sempre di 99.000 euro. Noi dobbiamo dare atto quindi a dei debiti che sono legati a quelli che sono i condomini e le varie annualità legate alle proprietà del Comune di Napoli. Abbiamo poi un altro creditore che è la Regione Campania, un altro verso il quale andiamo a attestare le spettanze che è l'ente Poste Italiane, e poi delle situazioni specifiche di eredi legate a dei contenziosi dell'amministrazione comunale. Chiedo quindi all'Aula non soltanto di prendere atto di tali certificazioni, ma soprattutto di dare trasmissione dell'atto, che è una propria etica, alla nostra approvazione anche di giunta del bilancio, in quanto occorre inserire in contabilità economica e finanziaria i nostri debiti in assenza di una specifica previsione di bilancio. Grazie. Ho interventi al riguardo? Se non ce ne sono, pongo in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvato alla unanimità. Numero 6, Chiaramente Felaco. L'esecuzione immediata del riconoscimento del debito, anche se è stato già contratto. Metto in votazione anche la esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Logicamente poi l'approfondiamo, il segretario, perché è un riconoscimento a posteriori di un fatto che già è avvenuto e l'esecuzione immediata mi sfugge, però poi ne parliamo con calma. 6 Clemente e Felaco, delibera 87. Debiti fuori bilancio, Consorzio Cori e Consorzio Edin Sud, relativi a procedimenti avviati a seguito di concessione ex legge 219-81. Prego, Vice Sindaco. Grazie Presidente, come appunto ricordava, si tratta di debiti maturati a seguito della gestione straordinaria del titolo ottavo della legge 219, vale a dire PSER, Piano Straordinario Edilizia Residenziale. Si tratta di una vicenda amministrativa molto lunga e riguarda tutta una serie, diciamo, di interventi e di interessi per il ritardato pagamento di fatture che sono del 2009, poi sollecitate nel 2013, cui hanno fatto seguito 7 sentenze che sono riportate puntualmente in delibera, 7 sentenze della Giunta Speciale per le espropriazioni. Sentita ovviamente l'Avvocatura e riportando le note all'interno della delibera,
si chiede di disporre la copertura della spesa complessiva di 86.000 euro appunto al Consiglio Comunale e il riconoscimento del debito. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono interventi, pongo in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. A maggioranza contrarietà di Lancella, metto in votazione l'esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Numero 7, prego, vice sindaco Piscopo. Grazie, la 103. Grazie presidente. La delibera comunale concerne il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio relativi a procedimenti del servizio segreteria del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari manifestatisi nel periodo 1 novembre 31 dicembre 2020. Si tratta del riconoscimento di servizi di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari particolarmente rilevanti per le tematiche oggetto ovviamente delle sedute che sono stati presentati dai servizi il 22 dicembre 2020 e poi ancora il 22 dicembre 2020 e poi sono state invece integrate dall'impegno, dal riconoscimento dell'impegno assunto poi con determina registrata dal repertorio del servizio. Occorre dunque procedere al riconoscimento del debito di euro 3.864 e dare atto che il 4 febbraio 2021 il Servizio Controllo degli Equilibri di Bilancio ha indicato che per la copertura finanziaria di tali debiti è stata proposta un'imputazione al capitolo 42051 del riconoscimento dei debiti fuori bilancio annualità 2021. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono interventi, pongo in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. A maggioranza con la contrarietà di Lancella, pongo in votazione la esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata alla unanimità dei presenti. Numero 8, delibera 159, assessore Palmieri, se ne fa interprete il vice sindaco. Sì, prego Assessore Galliero. Sì, grazie Presidente, con questa delibera si propone al Consiglio il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio manifestatosi dal 1 novembre al 31 dicembre per 5.679,10 comprese IVA al 22% da corrispondere alla società Esce Sole SRL con sede in via Alcide De Gasperi, Napoli. Grazie, se ci sono interventi. Se non ce ne sono la pongo in votazione, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata a maggioranza contrarietà Lancella, pongo in votazione la esecuzione immediata, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata alla unanimità dei presenti. Giungiamo al punto numero 9, cari colleghi. Duole che questa delibera sia stata interpretata come una delibera di parte, una delibera che ho firmato io stesso facendomi interprete della discussione che la Consulta della Salute ha avuto con tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione. Si tratta di lasciar traccia, di far sì che l'Osservatorio per la Salute, che si dedica alle questioni dei diritti della cittadinanza, dei diritti delle fragilità, dei diritti di coloro che sono privati dell'adeguata e giusta assistenza sanitaria, siano contemplati anche dentro l'organizzazione del Consiglio Comunale o comunque che siano riconosciuti dallo stesso in aggiunta al tavolo meritoriamente costituito presso la Giunta e l'amministrazione. Infatti il segretario generale precedente osservava che vi fosse un rischio di depubblicazione, invece credo che lo stesso atto vada ad una armonizzazione, ad un riconoscimento stabile per l'oggi e per il domani
di quella che può essere una corretta, positiva e democratica interlocuzione che vada a rinforzare il ruolo del Comune sulle funzioni della tutela sanitaria, ruolo del Comune anche stabilito dalle leggi che affidano alla figura del sindaco la tutela della salute, l'obbligo alla sorveglianza sanitaria, la possibilità di intervenire e riferire alle altre istituzioni. Detto questo, questa è la mera breve illustrazione, la faccio da firmatario, ma ripeto, in nome e per conto di quegli incontri che ci sono stati. Non so se ci sono degli interventi. Non so se figurano depositati degli emendamenti. Prego, chiedo agli uffici, risultano depositati degli emendamenti. La delibera è corredata di pareri. Do la parola al consigliere Coppeto che vuole intervenire. Sì, presidente, grazie. Sì, ci sia un emendamento che sarà giusto metterlo a disposizione dell'aula. Io penso che faticosamente oggi, anche se in un'aula così composta, arriva un lavoro prodotto dal consiglio. Io questo tema lo vorrei ribadire, vorrei che rimanesse agli atti di questa seduta, perché il Consiglio, con una partecipazione corale soprattutto di una serie di consiglieri che in qualche modo hanno depositato l'atto che lei in questo momento ha rappresentato, finalmente porta, diciamo così, all'attenzione della città una composizione di un organismo che mai come in un momento storico come questo ve ne è un bisogno enorme. E guardate, qua non si tratta di mettere in piedi un organismo che continua a parlare di Covid, di cui non dobbiamo mai scordarci, ma sono i dati che non ce lo fanno scordare, perché purtroppo sono da 2 anni che si parla di Covid, il mondo ha dimenticato tutte le altre patologie. E questo è un tema delicatissimo, e soltanto una consulta popolare, così come l'abbiamo realizzata e composta, non sto qui adesso a specificare l'articolato, può entrare in connessione tra il bisogno dei cittadini e il sistema sanitario nazionale. Ce n'era un gran bisogno, io penso che abbiamo fatto un buon lavoro e mi dispiace che dall'altra parte dell'aula vi siano banchi vuoti, perché credo che sia uno di quegli elementi che avrebbero apprezzato anche i tanti consiglieri e consigliere sedute nei banchi di fronte. Penso che sia utile approvare, prima di approvare l'atto in sé, l'emendamento, perché ovviamente una duplicazione, non c'è l'emendamento, peccato, non c'è. Non risulta presentato, va bene, non fa nulla, come dire, ci penseremo e chi ci saremo in tanti e nel prossimo mandato, per chi ci sarà credo che vada fatta una correzione, che forse avere insieme 2 organismi che svolgono la stessa funzione potrebbe essere, diciamo così, un problema. Per cui noi siamo favorevoli come gruppo e voteremo unanimemente la proposta. Grazie. Grazie, allora se non ci sono, come dire, altri interventi, la pongo in votazione, quindi chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari, quindi approvata alla unanimità dei presenti. Mettiamo in votazione la esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Quindi approvata anche la esecuzione immediata. Numero praticamente 10, siamo assessore Borriello. Lavori di somma urgenza. La delibera la illustra l'assessore Galero. Grazie Presidente, con la delibera numero 81 proponiamo al Consiglio di procedere per il riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura muriale portante tra i 2 fabbricati siti in Via Lonco a Carbonara, civico 48 e 51. Ovviamente un'autorizzazione a quello che è stato un prelevamento dal fondo di riserva al bilancio dell'esercizio provvisorio 2021 per la copertura della somma del lavoro.
Grazie, se non ci sono interventi pongo in votazione, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari, a maggioranza con la contrarietà di Langella pongo in votazione la esecuzione immediata, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Numero 11, assessore Clemente. Deliberazione 106, lavori di somma urgenza. Parliamo di eliminazione di pericolo e messa in sicurezza. Prego. Presidente, ricorderà tutta l'Aula il crollo di una porzione di un immobile di competenza della terza municipalità in via Stella. Io non posso che ringraziare con forza il nostro dirigente del PRM Tecnico Patrimonio Francesco Cuccari, che ha coordinato insieme al territorio, e tra tutti devo dire c'è stato il grande affiancamento alla struttura del patrimonio da parte del consigliere Solombrino, che voglio ringraziare, non soltanto i lavori che hanno messo in sicurezza quella porzione di immobile che è crollato, ma anche in tempi molto rapidi la riapertura della circolazione, cercando di arrecare il minimo di disagio alle attività economiche e ai residenti che lì insistono. Per questo chiedo all'Aula l'approvazione della somma urgenza, così come nelle forme da allegate all'atto. Grazie. Rosario, un momento. Abbiamo interventi al riguardo? Se non ne abbiamo, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata alla unanimità, pongo in votazione la esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata la esecuzione immediata. Prego, delibera numero 153. Assessore Palmieri e Galiero. Allora, buongiorno. La delibera è, diciamo, la proposta, la presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto dai tecnici della Quarta Municipalità, i quali presso la scuola Dante Alighieri di Piazza Carlo III e la Bondi si sono trovati in una gravissima difficoltà per la necessità di esporgli, di fare l'esporgo delle vie fognarie, da cui subito dopo questo esporgo è venuto fuori una situazione più complicata di quella che prevedessero, per cui sono intervenuti immediatamente, ovviamente, perché il danno e l'emergenza sanitaria in corso, che rendeva impensabile una scuola in cui ci fosse un ridotto numero di bagni, le ha costretti ad intervenire e a presentare quindi alla Giunta la proposta di deliberazione. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata all'unanimità, pongo in votazione la esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Unanimemente approvata esecuzione immediata. Passiamo al punto 13, vice sindaco Piscopo con gli assessori Clemente e Felaco, acquisizione di superficie occupata in sede di intervento condotto nell'ambito del PSER. Forse possiamo, se non ci sono, ah sì, c'è l'assessore Clemente tra i coinvolti. Grazie Presidente, siamo di fronte ad un'acquisizione di superficie occupata in sede di intervento condotto nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale pubblico. Siamo in una zona a noi cara, in via Cupa Principe, quindi questo rientra in una pianificazione da parte dei colleghi importanti legate alle attività dell'area manutenzione, servizio supporto al RUP e ovviamente è assessorata al patrimonio, al verde e a beni comuni e urbanistica. Grazie. Pongo in votazione, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata alla unanimità dei presenti, pongo in votazione la esecuzione immediata, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata anche la esecuzione immediata. Aggiungiamo al punto 14, Galiero e Palmieri,
172 lavori somma urgenza, istituto 48esimo circolo Don Milani, via delle Repubbliche Marinare, municipalità 6. Prego, assessore. Sì, anche qui siamo di fronte a una proposta che alla giunta comunale da parte della municipalità, questa volta la municipalità Sesta, la quale interviene urgentemente il 15 aprile perché su segnalazione della scuola l'intonaco ammalorato dava segni di cedimento. Viene fuori una situazione in quadro infiltrativo del solaio su cui o intervenire o interdire l'intero piano. Tutti sappiamo quanto è stata difficile quest'anno scolastico, quindi l'interdizione e la sospensione delle attività didattiche predisposta dalla Preside non poteva andare avanti per molto tempo, per cui la Sesta Municipalità ha ritenuto di fare dei lavori di somma urgenza per ripristinare almeno lo stato dei luoghi e consentire la chiusura dell'anno scolastico. Questo accade a via delle Repubbliche Marinare presso la scuola Madre Claudia Russo, che ricordo a tutti noi ha più di 1000 alunni, quindi è una scuola di una certa rilevanza sul territorio. Grazie. A lei pongo quindi in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari approvato alla unanimità. Pongo in votazione la esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Abbiamo somma urgenza ancora due delibere relative all'assessore Felaco, che mi aveva preavvisato con un messaggio di un ritardo. In verità ho mancato anche di dire che il consigliere Simeone giustificava l'assenza, quindi prego gli uffici anche di aggiungere e prendere atto delle giustifiche del consigliere Simeone, che salutiamo anche per la felice e positiva ripresa cui siamo tutti affettuosamente tanto legati. Detto questo, 193 e 282, immagino le illustri l'assessore al bilancio, prego. Sì, grazie Presidente, si sottopone ovviamente al Consiglio per approvare questi lavori di somma urgenza per l'eliminazione di un pericolo e messa in sicurezza dell'obelisco della Meridiana in Villa Comunale, con autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva del bilancio in esercizio provvisorio 2021 per la copertura delle somme occorrenti per i lavori. Grazie. Se non ci sono interventi, pongo in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. A maggioranza, Langella è contrario, si astiene? Contrario. Contrarietà di Langella. Pongo in votazione la esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Delibera 282, siamo Felaco, immagino sia l'assessore al bilancio, Guglia di San Gennaro in piazza Riario Sforza. Prego, assessore Galiero. Grazie Presidente, chiediamo al Consiglio il riconoscimento dei lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e messa in sicurezza della Guglia di San Gennaro in piazza Riario Sforza, un'autorizzazione al prelevamento del fondo di riserva del bilancio in gestione provvisoria 2021 per la copertura ovviamente delle somme occorrenti per i lavori per l'eliminazione di questo pericolo. Grazie, se ci sono interventi non ce ne sono, pongo in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvata alla unanimità, approvata a maggioranza con la contrarietà del consigliere Langella. Pongo in votazione la esecuzione immediata. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano. Non ci sono contrarietà, quindi approvata alla unanimità la esecuzione immediata. Colleghi, non ho capito.
No, non è strettamente conseguenziale. No, non è una novità. Io avevo dubbi che si dovesse applicare sulle somme urgenze e sulla debiti fuori bilancio. Il segretario prima è venuta, come dire, abbondare, altrimenti dicono che siamo provinciali. Ho posto in votazione, anch'io ho una perplessità, ma in modo aggiuntivo, non si fa, come dire, errore. Una cosa è il voto sull'atto, una cosa è sull'esecuzione. Lei vuole certificare la contrarietà anche sull'esecuzione. Come mi ha nominato anche come subordinatore, ad alzare gli occhi sull'esecuzione immediata, ho alzato la mano e non ho capito. Va bene. Allora, contrarietà di Langella, che nella qualità di scrutatore certifica che le votazioni sono avvenute a maggioranza con la sua contrarietà. Detto questo, avevamo un suppletivo, se non erro? Allora abbiamo un suppletivo. A delibera 207, riconoscimento debiti fuori bilancio, assessore Clemente. Microfono, chiedo scusa. È la revoca di una delibera per servizio di gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada del 2020. Quindi scusate un attimo. Allora abbiamo quindi questa delibera illustrata, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari a maggioranza con la contrarietà di Langella. Pongo in votazione la esecuzione immediata, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari, quindi a maggioranza. Immagino con la contrarietà all'Angella o sull'esecuzione, no? Contrarietà all'Angella. Delibera 225, vice sindaco Piscopo, assessori Clemente e Felaco, parliamo di debiti fuori bilancio. Sì, grazie Presidente. Espropriazioni, prego. È il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 1 maggio 2020, 31 ottobre 2020, scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione per anticipazione di somme dovute in forza della sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni nel 2020 per ricorso in riassunzione della ditta Colombrino Umberto più altri 5. Parliamo appunto ancora una volta della legge 219, in particolar modo il titolo ottavo. Grazie. Grazie. Pongo in votazione, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari a maggioranza con la contrarietà di Langella. Pongo in votazione la esecuzione immediata, chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari a maggioranza, forse con la contrarietà quindi di Langella. Passiamo alla. Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, è stata presentata una mozione possibile perché credo sicuramente ha le firme di tutti i gruppi consiliari, quantomeno di tutti i gruppi consiliari presenti nella seduta della giornata, diverso titolo prima ed adesso. Prego, la vuole illustrare consigliera Renzo? Il microfono. Grazie Presidente. Sì, questo è stato un lavoro insomma che ha visto tutta l'Aula impegnata nella presentazione di questa mozione, che vuole essere il riconoscimento ad un grande traguardo che il Napoli Basket ha raggiunto in questa città.
Napoli Basket che è ritornato finalmente in Serie A1 e che ha bisogno di una struttura che possa accogliere le nuove sfide. Con questa mozione il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad una concessione pluriennale del Palabarbuto, che è nato insomma come sostituto del Mare Argento ed oggi è la casa della nostra squadra di basket, perché il nostro team possa ben figurare in Serie A1 e possa regalare ancora emozioni a questa città. Ringrazio tutti i gruppi consigliari comunali per la partecipazione a questa mozione che vuole riconoscere un grande lavoro fatto da questa giovane squadra. Grazie. Parere dell'amministrazione. Risponde tra i presenti, non so, l'assessore. Parere favorevole dell'amministrazione. Parere favorevole, poniamo in votazione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. La mozione è approvata alla unanimità dei presenti. È chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il consigliere Coppeto, prego. Grazie Presidente, ho chiesto di intervenire alla fine, non all'inizio, per non disturbare davvero l'ordine dei lavori. Arriverà una richiesta, Presidente, da parte di un gruppo di lavoratori che si vedono esclusi dal proprio lavoro che in qualche modo svolgono per l'amministrazione comunale, ovvero per la società dei trasporti. All'esito di una gara per il riordino dei servizi di guardiania in ANM, pur esistendo una clausola sociale che garantisce l'assorbimento di prestazioni d'opera da parte dei lavoratori di ditte precedentemente che prestavano il lavoro, il nuovo subentrante pare, ma questo è il tema che pongono i lavoratori, escluda la possibilità del riassorbimento, nonostante la clausola sociale presente, di tutto questo comparto precedente. Le arriverà una richiesta di audizione in sede di conferenza dei presidenti e io le chiedo di favorire assolutamente anche nella giornata di domani, laddove necessario, io glielo chiedo, qualora le dovesse arrivare nella giornata di oggi, trattandosi di una conferenza non per calendarizzare ma per ascoltare un gruppo sociale, un gruppo di lavoratori, di fare in modo che l'intera conferenza dei presidenti possa dirimere questa questione, eventualmente invitando alla stessa, ma questo lo decideremo poi, anzi lo deciderà lei se riterrà opportuno confrontarsi anche con l'azienda di riferimento che è appunto la ANM. Ci tenevo a socializzare questo elemento con tutta l'Aula perché credo che sia una delle questioni importanti che attanaglia il mondo del lavoro. Grazie. Grazie a lei, non so se arriverà, forse magari per lunedì potremmo farla in videoconferenza oppure in altra forma. Colleghi, non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno. Mi spiace che la seduta sia iniziata con un difetto di interpretazione, una difficoltà, ma comunque credo si sia agito correttamente. Vuole intervenire sull'ordine dei lavori? Sono sull'ordine dei lavori, sì. Allora, vorrei porre all'attenzione di questi pochi consiglieri che sono in aula. Vedo qualcuno della Giunta, mi dispiace che il sindaco non è presente. Io in questi giorni sto ricevendo molti solleciti da parte di associazioni di categorie disagiate, perché ahimè questa amministrazione dal mese di dicembre ha ricevuto dal Ministero per agevolare il trasporto di queste categorie 1.900.000 euro che già sono sul conto corrente dal mese di dicembre. Oggi siamo ad agosto, di tutto questo ancora è tutto fermo. Io credo che dobbiamo dare risposta a queste categorie. Ieri mi ha telefonato e mi ha strappato il cuore uno di un'associazione dei non vedenti, dicendo era opportuno nel mese di agosto che questi ragazzi, che poi sono ragazzi, avessero la possibilità, diciamo così, anche di andare a prendere un po' di aria a Margellina prendendo un NCC o un taxi con questi buoni che erano stati destinati a loro.
Quindi faccio un appello alla Giunta che non so cosa sia successo, ma io credo che non è possibile che qualche dirigente possa influire sui ritardi che si stanno avendo. Io sono uno che non ho mai parlato male né dei dirigenti, né della Giunta, né dell'amministrazione. Oggi, con mio senso di responsabilità, ho fatto anche il 14°. Però io questo non lo posso più tollerare per quelle categorie che noi abbiamo messo noi in delibera. E ricordo donne incinte, persone che hanno perso cari con il Covid, persone con disabilità. Io credo che, secondo me, questo è una cosa grave. Quindi invito, diciamo così, la Giunta e i consiglieri a riflettere su questa cosa. Grazie. Non ci sono altri argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ringrazio, come dire, tutti. Sono stati comunque licenziati tra ieri e oggi gli atti necessari. Parliamo di Palazzo Penne, parliamo della delibera del canone unico, gli atti, a mio modestissimo parere, giusti, ovvero la consulta della salute, gli atti dovuti, ovvero i debiti fuori bilancio e le somme urgenze. Il consiglio si conclude, è sciolto. Qualora giungessero richieste di convocazione della conferenza dei capigruppo, ovviamente la stessa sarà convocata. Grazie.